Allora, mi devo realizzare il carrellino per la saldatrice Fox, questa qua dietro. Carrellino che dovrà portare bombola e saldatrice, ovviamente. Ok, si inizia. Allora, inizio dai primi tagli. Dunque, fatti i primi tagli, almeno quelli per la base, posso iniziare a saldare. Me li porto in posizione. E questo così, perfetto. Allora, farò saldatura a filo continuo con gas argon. Il filo è da 0,8, lo spessore dello scatolato è da 2 mm, infatti qui ho già impostato 2 mm in questo modo, così. A posto, non devo fare altro perché va tutto in automatico questa macchina. Mi resta solo a collegare la pinza di massa. Ovviamente prima punto, in seguito farò la vera e propria saldatura al cordone. Ok, faccio il lato corto opposto. Giro e punto anche da questa parte. Allora, saldare a filo continuo è semplice, bisogna prendere la mano in modo da riuscire a spostare la torcia alla velocità giusta in base all'uscita, alla velocità di traino del filo. Sto iniziando a capire qualcosa, sto iniziando a prendere la mano, stanno uscendo sempre meglio questi cordoni. Qui ho finito di smerigliare i punti di saldatura che avevo messo. Ora sono pronto per la vera e propria saldatura. Dovrei anche sbrigarmi a farle. Ho notato che saldare a filo continuo è molto veloce. Cerco di non fare il cordone tutto insieme a uno spigolo per evitare che il ferro tiri, perché comunque saldando tende un po' a deformarsi e tira. Quindi alternerò un po' di qua, un po' di là. Fatte le saldature, qualcuna mi è uscita meglio, qualcuna meno. Ora mi faccio gli angoli interni, giusto per non far mancare nulla. Posso tranquillamente tenerlo così dritto. Allora, beh, fatto anche questo, posso tornare a smerigliare. E la base è quasi pronta. Allora, questo è a posto, smerigliato. Ah, bello pesante, forse ho esagerato con le sezioni. Adesso con questo 40x40 devo fare due montanti che praticamente saranno la vera e propria struttura del carrellino. Quindi devo andare a vedere il progetto un attimo, devo mettere un altro spezzone di 80x40 qui, ma mi serve esattamente la distanza. Poi mi devo tagliare due pezzi di questo a un metro, utilizzerò la troncatrice dell'Evolution che ho messo in terra, credo che stia meglio in terra piuttosto che su due cavalletti. Ovviamente non metterò solo i due montanti, ma li metterò anche dei traversini, in pratica sarà un vero e proprio telaietto, un vero e proprio telaio che dovrò saldare su di questo. Ok, metto al lavoro! Allora, mi sono tagliato i due montanti a un metro e qualcosa. Devo farli a misura precisa, ma li faccio alla Regi 3, perché ho i riferimenti, mi dà le battute, mentre la Regi 2 dovrei costruirli tutto l'insieme.
Questo è il rinforzo che metto qui, in pratica da qui partiranno i montanti, quindi qui ho deciso di mettere un rinforzo, qui sopra appoggerà la bombola. Metto le squadre magnetiche, perfetto, adesso mi metto un paio di punti di saldatura. Posso riaccendere la saldatrice, riapro il gas e di altro non devo fare nulla, sono pronto a saldare. Perché? Perché lo spessore del materiale è sempre quello, ovvero 2 mm, vedi, questa è la manopolina che mi permette di regolare lo spessore del materiale. Questa manopola mi permette di modificare, rispetto alle impostazioni attuali, la velocità di traino del filo, quindi materiale d'apporto. Ora io la sto tenendo molto bassa, perché? Perché mi sto impratichendo. Fine prima parte del video della costruzione del carrello della saldatrice. Mi raccomando, continua a seguirmi perché sta arrivando la seconda parte. Stammi bene, ciao!